siamo qui a Regalia Palazzo per di nuovo presentare il nostro pane, un pane che viene dalla montagna, un pane tradizionale fatto con la pasta madre, con farine coltivate a Monghi d'Oro e macinate a pietra. In questa occasione particolare siamo insieme a Crete, che è un laboratorio di ceramica di Bologna, e quindi abbiamo coniugato un artigianato, quasi un'arte, insieme all'arte del fare il pane. Per quanto riguarda il forno Garzolari, è un forno storico e oggi ancora di più per raccontare questa storicità e farsi conoscere ancora di più al pubblico, ai turisti. Esattamente, qui siamo qui appunto per far vedere, abbiamo incontrato un sacco di turisti qui, quindi ci fa molto piacere un po' portare in giro l'idea della nostra filosofia di pane, e siamo presenti ormai con un po' di punti vendita qui a Bologna, però essere in questa occasione, in questo spazio molto bello, è un'ulteriore occasione di far conoscere quello che facciamo, di cui siamo molto orgogliosi ovviamente. Noi veniamo qua con due offerte diverse, con la linea di dolci tipici bolognesi, abbiamo le crostate, le pinze, le raviole e il certosino, che è la ricetta tipica proprio di Bologna, o se no con la nostra linea biologica e prodotti certificati, più panificati. L'unico dolce che abbiamo in questo caso sono i grissini al cioccolato, e del resto direi che abbiamo una proposta natalizia come un pacchettino regalo, dove abbiamo inserito dentro un sacchetto per tipo. Così uno li può provare tutti, e poi è anche, si presenta molto bene come regalo da portare, appunto, senza che sia una cosa troppo impegnativa. Per quanto riguarda il pubblico, c'è movimento, le persone acquistano prodotti? Allora, c'è tanto movimento, c'è tanta curiosità. Per il momento siamo, diciamo che molti vengono e poco spendono, però chi riesce a capire e vuole sapere cosa c'è nella ricetta, come è fatto un prodotto, se cercano qualcosa di tipico, acquistano. Dopo si convincono, faccio assaggiare, e allora si convincono e portano a casa un regalo per qualcuno. Ecco, sottolineo come una manifestazione di questo tipo sia utile e importante per chi ha un'attività commerciale di questo tipo. Beh sì, farsi sempre vedere, farsi conoscere, far conoscere i propri prodotti, perché poi alla fine è assaggiando che uno è più portato all'acquisto, piuttosto che vedere in un negozio la confezione chiusa e deve andare un po' così, a sentimento. Regali a Palazzo, il Teatro Duse, che si trasforma in un regalo, quindi raccontiamo un po' questo progetto. Nel momento delle feste pensiamo che una serata a teatro sia il regalo più speciale, è sostanzialmente l'invito a regalare un'emozione. E per questo il Teatro Duse propone il Duse Natale, che è un pacchetto di due ingressi, si può scegliere su tutta la stagione e si può o scegliere due poltrone nella stessa data, e quindi per una serata in compagnia, oppure due ingressi per due spettacoli diversi. Per quanto riguarda CNA, Regali a Palazzo, è una bella iniziativa per far conoscere ancora di più i prodotti di questo territorio, in questo caso parliamo di teatro, però è un'apertura ancora di più verso il pubblico e i turisti. Siamo assolutamente entusiasti di essere per il primo anno qui in questo meraviglioso salone del Podestà di Palazzo Renzo a Regali a Palazzo con la CNA, che ci ha accolti, e devo dire, davvero a braccia aperte, per portare un'eccellenza come il Teatro Duse accanto a delle eccellenze di altri settori, per portare qui un teatro che è nel cuore della città e che ha a cuore la città. Quindi pensiamo che la cosa più completa forse per passare le vacanze di Natale sia proprio una bella cena con dei sapori, i profumi, gli odori, l'artigianato, l'arte dell'eccellenza del territorio, e poi una serata a teatro tutti insieme per tutta la famiglia, anche perché comunque abbiamo spettacoli che vanno dalla prosa classica, che è l'identità del Duse, ai nuovi autori della prosa contemporanea, ma anche spettacoli per i ragazzi, quindi per tutta la famiglia, con il fantateatro, un imperdibile concerto di Capodanno con Matthew Lee, che farà una serata vintage con il rock and roll degli anni 50, e tantissime altre proposte, davvero per tutti i gusti. Quindi venite a teatro con il Duse Natale. La storia di questa azienda è abbastanza breve, ma allo stesso tempo lunga, perché sono ormai 20-25 anni. Siamo sul mercato bolognese già da parecchio e la gente ci conosce, i prodotti sono di buona qualità,
ci distinguiamo per la porchetta più che altro, poi abbiamo anche i nostri salumi e di conseguenza la gente ci cerca quando non ci trova. Riguarda questi prodotti, parliamo anche un po' di street food, cioè le persone assaggiano volentieri la porchetta, che è un prodotto conosciuto e molto buono. Sì, la gente oramai ha degli stereotipi, tipo che la porchetta è solo di Roma, invece il discorso è un po' più ampio. In Italia c'è, cioè, in tutte le regioni, noi abbiamo questa particolare di farla un po' più magra degli altri, solo col prosciutto. E questo vuol dire che non è che è dietetica, ma è più magra e ha un gusto un po' più delicato di altre produzioni. Noi in più siamo artigiani, quindi il gusto è un po' più casereccio. Osteria del Cappello, qui a Regali a Palazzo, raccontiamo un po' la cucina che offrite. La cucina che offriamo sia qua che in osteria è una cucina semplicemente tradizionale. Parte dai nostri ricordi, dalle basi delle nostre nonne, e cerchiamo di portare quello che facevano a noi ai nostri clienti, ai nostri avventori che vengono al nostro banchetto. Ecco. Le persone che arrivano qui quindi possono avere un contatto diretto con quella che è la tradizione bolognese? Molto diretto, perché abbiamo presentato anche un maccheroncino al frigione. Il frigione è uno dei piatti più poveri della nostra tradizione, non c'è altro che cipolle e pomodoro, e noi lo usiamo come condimento della pasta con una grande spolverata di parmigiano, che è sempre un prodotto delle nostre terre. Ci spostiamo sul ristorante e lo raccontiamo un po', Osteria del Cappello. Osteria del Cappello è una realtà ormai attiva da 5 anni, qui in via De Fusari, nuova apertura giusto sabato 1 dicembre, la Bottega del Cappello, quindi una bottega laboratorio di pasta fresca con le sfogline che tirano a mattarello. Vendiamo prodotti tipici, dolci fatti da noi, e quindi insomma ci stiamo allargando. Un'iniziativa questa appunto per far conoscere ancora di più, si parla di tradizione ma si parla anche appunto di un posto che ha storia. Sì, ha storia, sì, siamo lì dal 1375, ebbene sì. Per cui abbiamo sì riaperto 5 anni fa, cercando appunto di fare rivivere le atmosfere di queste osterie storiche. Alchemilla è nata nel 2014 come cucina vegetariana e vegana, e io sono subentrata nel 2016 e adesso facciamo per lo più vegano, quindi facciamo una cucina etica e al 100%. E nella nostra, diciamo così, sia in negozio sia qui nell'esposizione, e facciamo sia cucina tradizionale rivisitata, e in particolare qui abbiamo portato un po' di tradizione, quindi abbiamo portato la ribollita toscana, che nasce proprio al 100% vegana, abbiamo portato delle lasagne rivisitate senza proteine animali, senza aggiunta di derivati animali, e abbiamo portato dei tortellacci di zucca in collaborazione, anche questo ci tengo a dirlo, con un laboratorio di Ferrara, che è la vegana a cui noi siamo molto legati e che lavora anche lei vegano al 100%, e poi abbiamo portato un ragù di salsiccia vegana autoprodotta da noi per condire della gramigna, quindi una gramigna, salsiccia, panna e piselli, anche questo della tradizione però in versione vegan. Ha le basi del latte di soia e olio di semi di girasole, e sconsigliamo l'olio d'oliva perché montando con il mini pimmer, quindi con l'attrezzatura, l'olio scalda e diventa amaro l'olio d'oliva, e in questo caso abbiamo usato i prodotti dell'Alce Nero, che fa biologico da 40 anni ed è un nostro, così, noi ci appoggiamo molto a questo tipo di produttori perché con 40 anni di esperienza ci sentiamo molto sicuri, e abbiamo usato questo latte di soia. E ecco, l'importante del latte di soia, come dicevamo durante lo show cooking per montare, per fare la maionese, è che abbia preferibilmente freddo, ma soprattutto che abbia una percentuale di soia almeno tra 7 e 8%. Questo facilita il, diciamo così, il montaggio della maionese.
E la base è come la maionese normale, anche se appunto non mettiamo le uova, latte vegetale, limone, un po' di curcuma per colorare, ma non è necessaria, e un po' di succo di limone. Questa è la base, e poi ci sono tutte le variazioni, come abbiamo fatto, come abbiamo visto durante lo show cooking, aggiungendo l'avocado per una versione più estiva, dell'olio di basilico, oppure per fare una salsa tartara ottima per accompagnare dei burger vegetariani, con un po' di cetrolini tritati e della cipolla tritata, per avere un gusto un po' così sfizioso e un po' piccante. E in questa edizione, così come nelle passate, un nutrito gruppo di editori bolognesi e non solo è presente con le loro ultime novità, e non solo, anche con una selezione del catalogo per andare incontro alle esigenze dei lettori per il Natale. Allo spazio che è alle mie spalle vengono realizzate le presentazioni, quest'anno sono 16, ogni editore ha a disposizione 3-4 presentazioni, ed è un momento molto bello perché c'è l'opportunità per i lettori di incontrare gli scrittori in un ambiente così molto dinamico e pieno di altre offerte, e quindi abbiamo capito che sia ai lettori che agli scrittori il format piace molto. Un'iniziativa appunto per unire cultura, unire cibo, gastronomia, un po' si guarda a questo guardando al futuro, e direi che CNA sotto questo aspetto sta andando abbastanza bene. Sì, devo dire che CNA sta lavorando con molta attenzione a questi aspetti ormai da anni, quindi ha investito e ha creduto sulla presenza dell'editoria come settore importante dell'artigianato, perché CNA, non dimentichiamolo che è un'unione di artigiani, e aver aperto agli editori mi ha fatto capire che hanno capito esattamente che cos'è l'editoria di oggi. L'editoria di oggi purtroppo è in grande sofferenza a livello nazionale, le librerie stanno chiudendo perché non riescono ad avere abbastanza venduti, la grande concorrenza degli store online sta schiacciando anche molti piccoli marchi, invece grazie a queste capillarità di diffusione, iniziative, banchetti, mercati eccetera, riesce anche a farsi vedere in un modo bello. CNA affianca gli editori e tutti, diciamo, gli operatori della filiera editoriale, quindi impaginatori, le tipografie, le legatorie, le aziende che lavorano proprio nella trasformazione dalla carta al libro, con grande attenzione, e questo è una delle cose alle quali bisogna davvero essergli grati. Un libro per Umarels da 0 a 99 anni, un libro per bambini ma anche per adulti che si vogliono divertire, 25 favole per mettere a letto i vostri cinni, e se i cinni non si addormentano, in fondo a ogni favola c'è scritto 4 anni dopo, cioè quello che è successo ai protagonisti della favola 4 anni dopo. Ci dobbiamo immaginare una Cenerentola Umarell? No, non c'è una Cenerentola Umarell, non ci sono tutti questi Umarell, solo in una favola c'è proprio un Umarell che vive in Grecia e conosce un piccione immortale, e poi non vi dico che cosa succede. Allora, è un'esperienza che è nata circa 8-9 anni fa, e avevamo come intenzione di prestare attenzione alle problematiche carcerarie, in modo particolare alla sezione femminile, e abbiamo ritenuto di tentare un esperimento che fosse quello di formare le donne rinchiuse nel carcere della Dozza, dando loro la possibilità dell'acquisizione di un mestiere, oltre che fare realizzare dei prodotti anche unici, e poter vedere se questa esperienza avrebbe potuto avere un seguito. L'esperienza ci è rivelata ovviamente molto positiva, nel senso che abbiamo posto in formazione oltre 15 donne, abbiamo attivato 6 tirocini, e con una serie di imprese siamo riusciti ad ottenere tutta la gratuità del materiale che va destinato al MACE,
Cicero o di fine pezzatura di Campionario. Con questo, in maniera unica, le donne ristrette riescono a realizzare dei prodotti unici nel loro genere, perché non abbiamo la sequenza delle stoffe, di ottima qualità, ottimo tessuto, realizzando così dei prodotti meravigliosi, riuscendo loro ad apprendere un mestiere e a spenderlo, darsi un'autonomia finanziaria e riuscendo così a proporre a queste donne la possibilità di una seconda chance. In pratica, facendo una metafora, seconda chance per queste donne, seconda chance per queste stoffe. Possiamo dire quindi che è un modo per queste ragazze di poter appunto trovare una seconda possibilità ed oggi qui con questo evento, ma non solo, poter far conoscere questi prodotti e raccontare cosa c'è dietro. Certo, sicuramente la storia l'abbiamo raccontata, è l'obiettivo di far apprendere a queste persone un mestiere, a proporre loro l'acquisizione della possibilità di una seconda chance. Sicuramente sono persone che hanno sbagliato, sicuramente sono persone che stanno espiando caramente con il la negazione della libertà individuale e personale, quindi è una pena decisamente grossa, ma nel contempo riescono con questo lavoro, con questo, l'acquisizione di questo mestiere e questo lavoro che è altamente creativo, altamente, come dire, di talento, di creatività, di colore, di solarità, di bellezza, perché bisogna pensare che cosa può significare alcune pezze colorate in un contesto grigio e di assoluto dolore. Quindi questo dà sicuramente questa in più, ovviamente sono retribuite e come una qualsiasi giustamente lavoratrice. Ci teniamo anche a precisare che l'unica realtà lavorativa carceraria dell'Emilia Romagna femminile che viene retribuita. Oggi abbiamo 6 dipendenti con anche un laboratorio esterno per garantire coloro che sono in semilibertà. La cooperativa sociale La Venenta nasce a radici lontane, nasce da un'associazione di volontariato che si chiama Comunità Santa Maria della Venente, che ha sede ad Argelato. La cooperativa sociale eredita dalla comunità tutti i valori che si rifanno al cristianesimo e accoglie come attività prevalente mamme con bambini all'interno di strutture residenziali. Negli anni, dal 2012, abbiamo deciso, grazie a Monica Stasi, che è la nostra stilista, nonché una delle famiglie accoglienti che ospita bimbi nella sua casa, abbiamo deciso di aprire un laboratorio artigianale tessile, proprio per dare l'opportunità alle mamme che ospitavamo nelle nostre strutture di avere una seconda possibilità, di avere la possibilità di imparare un mestiere, fare dei corsi di formazione, fare dei tirocini, essere inseriti in aziende che fanno capo al Center Gross di Bologna o altri tipi di sedi, proprio per imparare un mestiere nell'area del tessile e del cucito. Clara Berti, che è la responsabile del laboratorio, e insieme a Monica hanno sviluppato in questi 6 anni questa attività e oggi siamo qui a Regali a Palazzo proprio per con soddisfazione mostrare le creazioni che tutte le nostre mamme hanno dipinto, cucito e realizzato, un po' come sfida personale per costruire un oggetto e nello stesso tempo anche ricostruire se stesse, ricostruire la loro vita dopo esperienze di maltrattamento o comunque violenza domestica. Per quanto riguarda appunto il progetto, raccontiamolo un po' cosa c'è dietro. Il progetto all'interno del laboratorio prevede appunto l'inserimento di queste mamme, che alcune sono ha già accolte all'interno delle comunità della cooperativa e altre invece vengono mandate dai servizi sociali per far sì che possano riprendere una propria dignità, potendo andare a casa dai loro bambini soddisfatti di un lavoro svolto durante la giornata. Per quanto riguarda l'iniziativa, chiedo ad ambedue oggi qui a Regali a Palazzo anche per raccontare alle persone che vengono qui cosa c'è dietro questa cooperativa. Dietro questa cooperativa appunto ci sono tante persone, volontari,
dipendenti, soci, famiglie residenti, che anche in questa occasione di Regali a Palazzo, che per noi è già la terza edizione, il terzo anno consecutivo che partecipiamo, si fanno una staffetta per garantire appunto di restare sempre aperti e di dare la possibilità a chiunque di vedere le nostre prodotti e di acquistarli, ed è un modo anche qui per stare insieme. Addirittura abbiamo allestito un piccolo banchetto dove si può degustare dei biscotti fatti a mano e bere qualcosa, proprio perché è un modo per fare anche qui comunità. Quindi grazie comunque a questa iniziativa Regali a Palazzo, che ci dà la possibilità di farci conoscere anche proprio nel cuore di Bologna. Regali a Palazzo, CNA, CNA per te, perché anche per le persone che passano si racconta un po' l'attività di CNA e allo stesso tempo appunto si invita anche a farle conoscere di più. Esattamente, quest'anno siamo presenti come CNA Bologna con la nostra nuova area, che è appunto CNA per te, l'area di CNA Bologna, che è dedicata alle persone, e cogliamo questa bellissima e importante occasione per appunto farci conoscere a tutti i cittadini e non solo quindi a chi già accede ai nostri uffici. Vogliamo un po' rendere noto appunto a tutti i cittadini che noi ci rivolgiamo a loro con dei servizi ma anche con delle opportunità, e nello specifico a tutti coloro che hanno necessità di qualsiasi tipo di servizio, dalle pratiche burocratiche fiscali, servizi per la famiglia, pratiche CAF e le tipiche pratiche di patronato. All'interno della nostra area ci teniamo molto a ribadirlo, abbiamo anche CNA pensionati, che si rivolge proprio agli ex imprenditori e non solo, oggi in pensione, con numerose attività sia di tipo ricreativo, attività aggreganti, e oltre a fare ovviamente un'importante azione di rappresentanza e tutela per la categoria dei pensionati. Ecco, questo per sottolineare come CNA sia presente proprio sul territorio. Esattamente, noi siamo presenti sul territorio, diciamo che spesso ci troviamo ad avere con noi persone che sono partite da normali cittadini, sono diventati imprenditori e oggi sono pensionati e continuano a essere con noi. Siamo presenti in maniera capillare su tutto il territorio, abbiamo più di 30 punti sull'area metropolitana bolognese, dagli uffici di Castiglione dei Pepoli a Molinella, al Tedo, a Porretta, per cui direi che siamo pronti a rispondere a tutti. Regali a Palazzo, la presenza degli acconciatori, entrando un po' più nella figura specifica, possiamo raccontare questo mondo? Beh, noi siamo un'associazione che da sempre operiamo nel territorio bolognese e nello specifico noi, come con la mia categoria, che non manchiamo un colpo, diciamo, quest'anno siamo nella kermesse di Regali a Palazzo, portando il nostro contributo quest'anno appunto per il trucco a curare l'acconciatura e il make up delle Miss che faranno il concorso e la sfilata di moda di questa sera. E nello specifico noi però, questo va a conclusione di un percorso che abbiamo fatto durante tutto quest'anno su tutto il territorio bolognese. E vorrei ricordare appunto le nostre iniziative che le facciamo durante il periodo estivo nei vari comuni del bolognese, e il ricavato ovviamente va sempre a scopo solidale, e siamo presenti nelle piazze dei comuni presso le feste del paese, insomma locali, dove raccogliamo i fondi facendo delle pieghe, tagli in strada con gli acconciatori, make up, tatuaggi temporanei, make up, ricostruzione unghie, sempre nelle piazze bolognesi. E quest'anno abbiamo fatto un grosso lavoro e questo chiaramente è la ciliegina sulla torta per quanto riguarda il nostro impegno per questo 2018.
quanto riguarda CNA, Regali a Palazzo è un'iniziativa importante per far conoscere dalla parte di chi viene, i turisti, però anche far conoscere il proprio lavoro da chi è dentro. Sì, esattamente. È chiaro che sempre CNA Bologna organizza tutti gli anni questa kermesse, questo evento, dove è presente tutto il territorio, sul territorio tutte le aziende artigianali e quant'altro del territorio bolognese. Non poteva mancare la nostra categoria, che è di benessere e sanità, nel campo di questa sfilata che è stata organizzata dagli eventi di Bologna, e noi abbiamo dato il nostro contributo. È importante comunque farci vedere, farci sentire, perché la categoria c'è, e nonostante ovviamente un periodo che è già da tempo un po' lungo e un po' su un territorio un po' sconnesso per quanto riguarda l'economia e il lavoro proprio artigianale, però noi ci siamo, ci battiamo, siamo sempre presenti, siamo contenti di farlo e vedremo, insomma, andiamo avanti. Questa sfilata qui è per Miss Mondo. Noi siamo qui per fare, diciamo, del nostro meglio e cerchiamo di, come dire, abbiamo le modelle, abbiamo il materiale, quindi cerchiamo di fare al meglio anche noi. Durante l'anno abbiamo questa associazione appunto per la CNA, dove giriamo per fare, diciamo, un po' di beneficenza, lavoriamo per raccogliere fondi e aiutare, diciamo, qualunque cosa dove ci viene chiesto, e divulghiamo subito i soldi, come vengono presi vengono divulgati subito a questa associazione qua. Quindi un servizio utile, però allo stesso tempo che serve appunto ad aiutare chi è in difficoltà, si parla quindi di solidarietà. Esatto, diciamo che è un servizio utile e noi cerchiamo di aiutare. Ognuno di noi ha il proprio negozio, usciamo dal nostro negozio per anche per farci star bene. Almeno io sto bene dopo aver, diciamo, fatto una giornata del genere, e è una cosa molto bella. Spero che gli associati ce ne sia sempre qualcuno in più, visto che c'è sempre qualcuno che si aggrega, quindi speriamo nel futuro che ci sia ancora della gente che la pensa come me. Regali a Palazzo, Ant, queste tele di Tonino Guerra, raccontiamo un po' cosa succede qui. Cosa succede? Che è un gran successo, piacciono molto e abbiamo fatto un'opera buona per noi e per chi li ha comprati. Riguarda queste tele, le persone passano, possono acquistarle e tutto verrà devoluto ad Ant. Certo, le persone passano, la maggior parte le conosce e sono valutati bene e apprezzano, e se non le conoscono riescono a capire che è un prodotto di nicchia. Riguarda questa iniziativa organizzata dalla CNA, utile appunto per far conoscere alle persone, ai turisti che sono qui, però si parla anche di solidarietà e di beneficenza. Certo, si parla anche di solidarietà e di beneficenza, e purtroppo molti di quelli che vengono qui sanno già che cos'è l'Ant. Regali a Palazzo è un'iniziativa che è iniziata anni fa, partendo dal settore moda di CNA Bologna e pensando di interpretare l'esigenza di tanti artigiani, imprenditori, di portare fuori il loro prodotto. E assieme agli imprenditori della moda ci siamo allargati a tanti settori della nostra associazione, e credendo che fosse importante creare una finestra di conoscenza, di apertura al mondo dell'imprenditore, che spesso rimane chiuso col suo prodotto nella sua bottega. Da anni è un'iniziativa di successo, soprattutto io la vivo in tutti questi anni con presenza costante, soprattutto negli ultimi anni, dove Bologna registra dati molto positivi sull'incoming. Regali a Palazzo si conferma per CNA Bologna un'iniziativa di successo che non è legata solo al prodotto dei nostri artigiani, ma è un'iniziativa che permette di legare, è un'iniezione di cultura su vari livelli. La cultura artigiana, infatti ci sono delle verticali, dei laboratori dove possono vedere i visitatori cosa fanno le nostre imprese. Cultura perché abbiamo scelto una location importante che non sempre è aperta a Bologna, e quindi permettiamo ai visitatori di scoprirla
e quindi credo che questa sia una grossa opportunità per il visitatore straniero che rimane entusiasta, ci chiede contatti e porta all'estero il nostro prodotto che è così di vanto per il Made in Italy. È legato alle donne che io rappresento a livello regionale, ci sono i bellissimi pannelli che rappresentano le diverse figure di donne disegnate da Tonino Guerra, realizzate da un maestro dell'arte della stampa ruggine che è Pascucci, un tributo alle donne e, come è scritto nel panel di entrata, la creatività è donna, le nostre imprenditrici sono forti e noi abbiamo desiderato dare in questo salone un tributo alle nostre imprenditrici. Appunto dell'artigianato artistico e tradizionale, dove, come potete vedere, sono esposti tutti i prodotti rigorosamente fatti a mano appartenenti appunto ad artigiani della nostra bellissima categoria che tra l'altro io mi pregio di rappresentare. Abbiamo veramente rappresentate un po' tutte le arti, dai gioielli alla ceramica, come potete vedere abbiamo qui anche dalla liuteria, il restauro, c'è veramente un po' di tutto. Oltre ai classici espositori che vendono appunto le proprie produzioni, possiamo anche vedere proprio all'opera dei maestri artigiani in questo spazio centrale che è chiamato appunto Fatto ad Arte, dove è possibile ammirare proprio le lavorazioni artigianali e venir fuori proprio dalle mani dei nostri artigiani i loro prodotti. La presenza di tante persone, tanti turisti, sottolinea come questa iniziativa di CNA sia importante per far conoscere ancora di più il prodotto artigianale del territorio. Sì, assolutamente, questa è una vetrina per noi e per la nostra categoria importantissima, è ormai un evento più che consolidato, siamo ormai giunti alla 13ª edizione, come potete vedere, con un afflusso di gente assolutamente di tutto rispetto, cioè, abbiamo bolognesi ma anche tanta gente che viene da fuori ad ammirare le nostre creazioni, quindi sicuramente speriamo che nel futuro continui appunto questa bellissima manifestazione. Iniziativa Regali a Palazzo, nel complessivo come sta andando la manifestazione? Direi che nel complessivo, forse anche complice le giornate magnifiche che stiamo vivendo qui a Bologna, direi che il complessivo è molto positivo. Per quanto riguarda le persone che ci sono, i diversi settori, abbiamo visto il food, abbiamo visto questa sala qui, la parte proprio artigianale, la moda, vengono mischiati insieme diversi settori e il pubblico sembra apprezzare. Beh, diciamo che mi permetto di dire il comparto nella sua completezza del Made in Italy è un comparto assolutamente vincente. Ve ne fosse bisogno di una riprova, la riprova è Regali a Palazzo. Chiaramente l'alimentare, il food non ha bisogno di commenti, la moda neppure. Io parlo nello specifico del mio settore, che è quello dell'artigianato artistico. Vediamo per fortuna già da alcuni anni un aumento di competenze e di qualità nei professionisti, negli artigiani che sono presenti a questa manifestazione. Una manifestazione che ha tutte le carte in tavola per poter crescere ancora di più. Io credo che si potrebbero sempre fare dei passi in avanti, anche perché le idee ci sono, si tratta soltanto di trovare anche il tempo e le risorse per portarla avanti. Parlavo proprio pochi minuti fa con il collega liutaio che mi ospita e si parlava di un probabile, possibile evento nazionale da fare sulla liuteria bolognese. Bologna è città UNESCO della musica, non dimentichiamolo. È un'iniziativa divertente, ci sono molte persone, molti stranieri, è un'opportunità di conoscere anche altre aziende, di fare un giro, vedere anche artigiani che fanno cose interessanti, insomma una cosa divertente penso per la città. Il ruolo di CNA, la parte appunto dell'agricoltura, è un modo per far conoscere il territorio, i prodotti di questo territorio?
Sì, esatto, ci sono infatti un po' di aziende agricole della regione, poi appunto artigiani o anche ristoranti o altri produttori o sì, produttori di varie cose, insomma. Allora, grazie a CNA siamo qua, noi produciamo birra artigianale agricola, quindi del territorio, coltiviamo l'orzo col quale appunto facciamo la birra e ne facciamo di diverse tipologie. Ci sono tante persone, se acquistano e se secondo te l'iniziativa appunto è utile anche per chiamare più turisti qui a Bologna? Sì, ci sono tantissime persone, oggi Bologna è pienissima, è magica e sì, sicuramente è un'iniziativa che attira e per noi è molto utile.